Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Nier Replicant, dove la scorsa volta ci siamo introdotti all'interno del Tempio della Sabbia e oggi invece andiamo a salvare il principe di facciata. Quindi non perdiamo tempo. E anche Kainé, tra l'altro. Anche Kainé dobbiamo salvare. Corette. Eccolo. あの口の減らぬ子供が囚われておるぞ。だが、掟がないのであれば我らの本領が発揮できよう。あいや。うん。思う存分やれるね。これは一体。 Porca miseria. Quelli rosso scuro non si possono schivare. Olè. Vai, ultimo. Perfetto. なんとも奇妙なやつだな、箱の集合体とは。城も大概不思議だと思うよ。
Eccola. Bene, ora siamo insieme. どうやってここに来たの?知らん。暴れたらここに出てきた。よくやったぞ、下着女。うるさい。カイレ、叱る箱を優先して破壊するのだ。チキンのボロ紙は黙ってろ。牛せも草もあるか。全部ぶっ壊せばいいだけだろうが。 Neanche il tempo mi ha dato, porca miseria. Eh sì, dobbiamo fare attenzione alle mani che sbattono. Qui bisogna solo evitare. Madonna mia, proprio flash, proprio incredibile. Bene, e un braccio è andato. Ora, bravo, sbatti questo. Nice. Cambia forma. Iroiro tanoshimasete kureru. Qui è praticamente la stessa cosa di prima, bisogna andare... Perfetto. Un qualsiasi Dragon Quest che ha trovato la maschera. Kairam Yuri Zusara to Kairam Seto Perua Kairam Desara to Yuto Shiato to Usato Chi Ureshing Tsugu Kosuki Saosaraeo 教えて切った。ペルア、
海山アサキ、カエ、サラトアヤーリ、アトルル。カイラム。オステキルタチエクグ、ギリスアガイ。Esatto. ウカン、ヤーリ、カイザムアチ、それで、カイザムチタレル。チロンテク、カイラム。Lunga vita al nostro re. Ura, kotosara tainta, zosuro de atta. Peruato, kaizan sete, tetsawak. Gore, toru yori. Ya, sonna, orei da nante. Enri tansa kuruta, togo. Marude kyohaku da na. Ja, okite zero toshite.気に入らない掟は住民投票で変えることができるってのはどうかな。名案だ。ヨーリサロー。エルパチスチタ。ペルアト。ルトス、恩人はくれたい。ペルアトとタトだ。アンダサンキトシチ。エオカイザム。コスキウカエテスレタだ。E abbiamo preso anche la spada nuova, rinascita. Arigato. Demo, o no tame ni ichiban ganbatta no wa Ke wa tata. Nessun problema. Kokumon byou no chirio hōhō ni tsuite. So sun yo. Yappari ōsama demo naoranakatta nda. Ah. Yahari.地道に封印されし言葉を集めるしかないようだ。そうだね。それしか手がかりはないしね。ウィンカレキソト？ああ、それらを集めると国門病が治せるっていう古い言い伝えがあるらしいんだよ。伝説というだけでそこに信憑性はないがな。ヨナを助けられる可能性が少しでもあるのなら、言葉だろうがオーブだろうがクリスタルだろうが。アコチシテスレ大佐そんどトダチと来て。もちろん。もう誘拐されるでないぞ。タク。Oh, barriera oscura. Questo non è male. Innalza una barriera difensiva magica. Carica l'attacco per aumentare la dimensione della barriera. Non è male barriera magica, ma non è il verso che voglio io.Solo sarò un modero. Allora, fatto questo, finalmente possiamo esplorare la nostra. E possiamo anche acquistare. Vedete? Qui abbiamo degli oggetti, niente male. Anche altri che costano un bel po'. Ma non è questo quello che mi interessa adesso. Quello che mi interessa adesso qua è innanzitutto.Il negozio di ortofrutta. Vi faccio vedere anche la spada a una mano, che sarebbe questa rinascita, che tra l'altro è molto leggera. Neanche leggera, proprio molto leggera, quindi consente di essere utilizzata nel meglio dei modi possibili. Qui invece possiamo prendere la mappa del deserto e la mappa di facciata, che ovviamente ci interessano.E poi, esatto, seme di cocomero, che sarebbe quello che ci interessa. Però, se non ricordo male, questo è il negozio di armi. E c'è l'artiglio draconico. Però queste si possono prendere anche dopo le armi, quindi non è un problema. Io volevo vedere se c'era il negozio...eccolo là, quello lì di frutta e verdura. Perché questo negozio in teoria dovrebbe vendere il cocomero. Esatto. Perché è quello che mi serve per una side quest che ha come protagonista Yona. Qui invece possiamo andare direttamente all'entrata, così non perdiamo tempo.
è comodo questo servizio. È molto comodo. E possiamo andare. Kainé. Prego. E qui, per il momento, si conclude la nostra avventura affacciata. Ma non sarà l'ultima volta che verremo qua. Anche perché ci saranno anche delle side quest che bisognerà fare. E ci saranno... ci saranno altre cosucce da fare, quindi non vi preoccupate, non è l'ultima volta. Però detto ciò, dobbiamo anche assegnare le parole, perché adesso abbiamo delle parole nuove. Per cui direi che ci sta. Ferro grezzo. Paraparaparam. Io ovviamente tutti gli oggetti li raccoglierò sempre, perché ci serviranno, soprattutto per il futuro. Ci serviranno tantissimo. Oh, nuove side quest. Esatto. L'oggetto delicato. già, bene. E non posso più scattare. Perfetto, ottimo. Perché giustamente adesso possiamo entrare a facciata e quindi dobbiamo consegnare questo oggetto. Allora, entriamo però nel frattempo, perché così controlliamo come sta Yona e consegniamo anche gli oggetti per la sua side quest, dato che anche lei mi ha dato una side quest, quindi Yona. Onii-chan. Onii-chan. ヨナと一緒にいてくれるよね。本当に今日はお兄ちゃんお家にいるの?あ、今日はヨナと一緒にいるよ。やった。さ、体に触るから早く。 Sento una voce. Strizzo gli occhi e vedo un ragazzo in piedi di fronte a me. Ha i capelli argentei e la pelle diafana. Mi scruta con occhi vitrei e truci. Poi le sue labbra cominciano a muoversi, ma dalla bocca non fuoriesce alcun suono. Che sta dicendo? Non riesco a sentirlo. Non riesco a sentirlo. Non riesco a sentirlo. Non riesco. Provo ad andarmene, ma c'è qualcosa in quel ragazzo che cattura il mio sguardo. E mentre le sue labbra si muovono lentamente, mi ritrovo a osservare il suo volto inespressivo. Che cosa sta dicendo? Un momento, sono parole. Mi sembra quasi di capirle. La prima lettera è una V, poi c'è una R. Ora riesco quasi a vederle. Vedo le lettere unirsi, una dopo l'altra, sempre più veloci. Verso sigillato. È un verso sigillato. Ciò che sto cercando, ciò che può salvare mia sorella. Scruto il ragazzo con grande concentrazione nel tentativo di comprendere la parola successiva. Sogno. Sogno? Quale? Che diavolo significa? Ora le labbra si muovono più velocemente. Non riesco a seguirle. Maledizione, non capisco.
Voglio gridare, voglio abbattere le pareti che mi circondano, e invece devo cercare di stare calmo. Devo farcela, devo farlo per Yona. Lentamente, molto lentamente, provo a unire le lettere che compongono le ultime parole. Foresta dei miti. Foresta dei miti. 夢にまで封印されし言葉が出てくるなんて。 どうしたの? うん、変な夢を見ただけだよ。 夢? 何でもない、大丈夫だよ。 ヨナも夢を見たよ。 男の子とね、 ゲームをする夢なの。 どんなゲーム? 言葉を当てっこするゲームだよ。 言葉を当てっこするゲーム? 男の子が何を言っているかをお口を見て当てるの。 とても難しかったよ。 その子は何て言ってた? 夢とね。 でも次までにはお勉強して、 いつかお兄ちゃんもヨナとゲームしようね。 ああ。 Anche lei ha sognato la stessa cosa. Yona, スイカだよ。 お兄ちゃん。 ヨナの頼みは何でも聞くよ。 あと、カボチャ。カボチャだね。 Allora, la zucca. お兄ちゃん。 Ah no, ok, pensavo fosse un'altra missione. La zucca, se non sbaglio, la posso comprare qua al villaggio, se non ricordo male. Potrei sbagliarmi. Nande, chotto kininaru koto ga aru kara, Popol-san no tokoro ni iko. Fugari na mono bakari hoshigaru no da na, Yona wa. Chiisai toki kara sou datta yo. Demo ii nda. Yona ga hoshigaru no nara, nan datte soroite yaru. 大変だな、兄というのも。 Allora, Allora, prima di andare a parlare con Popola, faccio un attimo un taglio, perché tanto concluderemo a breve anche l'episodio. Concludo un attimo queste side quest e torno tra pochissimo. Benissimo, ho fatto il mio giro di side quest, che vi posso assicurare non è stato piccolo, però sono riuscito praticamente a farle tutte. Guardate quante ne ho completate, e uno pensa che non abbia fatto nulla, quindi va bene così. Ancora non capisco perché non mi sblocca la missione della pesca numero 5, in realtà, se non sbaglio. Ah no, la 6. Dovrebbe sbloccarmi la 6 per farmi catturare gli squali, solo che ancora non l'ha fatto, quindi probabilmente devo andare ancora un po' più avanti con la storia. Quindi andiamo a parlare con Popola, vediamo quali sono le novità che ovviamente ci deve dire, e poi per questo episodio possiamo anche salutarci. どうしたの? ポポルさん。 実は こんな手紙が来たの。 Cara Popola, spero che tu stia bene. Se vi ricordate, noi abbiamo consegnato la lettera, ma in questo caso è un'altra lettera, ok? Non facciamo confusione. E sentite cosa c'è scritto. Ti scrivo per informarti di un sogno problema riguardante certi avvenimenti nel sogno villaggio. Spero sia sogno possibile avere un tuo sogno consiglio. Recentemente ci sono stati dei sogno segnalazioni sogno 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 s
Sembra una coincidenza, vero? Bukumo chotto kininatteru koto ga atte. So. Nara iin da kedo. Eh già. Eh già, ragazzi. Eh già. Eh già, praticamente, se ci fate caso, lo stesso sogno che abbiamo avuto mentre eravamo con Yona, che appunto ci dava l'indicazione della foresta dei miti, adesso è palese. Quindi dobbiamo necessariamente raggiungere questa foresta dei miti. Ma ovviamente la foresta dei miti la raggiungeremo la prossima volta. Quindi per il momento io ora salvo ed è tutto. Noi ci becchiamo alla prossima.